Sì, allora riprendiamo la parola al segretario comunale per l'appello. Grazie. Aiosa, Antonioli, Boccia, Caponi, Chittò, Cremonesi, De Noia, Di Stefano, Foggetta, Franciosi, Gianvecchio, La Miranda, Landucci, Nossa, Pastorino, Pavan, è andato via? Non Assente. c'è. Pennasi, Pennasi è assente. assente adesso. Pietra, presente. Rivolta, Romagnello, Teormino, Assente. Tittaferrante, Torraco, Tremulada, Lavassori. Presenti 21 assenti. Sì. Allora, consiglieri presenti 21, assenti 4. La seduta è valida. Allora, riprendiamo con gli ordini del giorno. Se non c'è nulla in contrario, passerei prima al numero 11. Darei la parola al sindaco chi è il primo firmatario? Prego, prego. Prego. Ok, allora il Consiglio Comunale di Sesto San Giovanni, nella propria riunione in data 17 giugno 2013, tenuto conto delle risposte a firma del segretario comunale in data 15 aprile 2013, in cui si precisa che mancano alla conclusione le bonifiche relative a area interessata in passato ad attività produttive, area ex Guva, Lauri e scusate, Mariuccia, dove in data 16 e 17 gennaio 2013, alla presenza degli enti di controllo, sono state effettuate le indagini concordate nel piano e sono stati prelevati campioni di terreno da sottoporre ad analisi. B. Area occupata dagli ex orti di Via Livorno. Per quanto riguarda questa subarea, gli enti preposti ritengono i controlli effettuati in precedenza non sufficienti, ritenendo pertanto che sarà necessario eseguire un'adeguata analisi integrativa. I punti di indagine saranno ubicati in modo da fornire una caratterizzazione ambientale il più completa possibile. Proprio in base a tutto quanto sopra riportato ed in considerazione del fatto che sono in corso le operazioni di bonifica, impegna sindaco e giunta nel Poi c'è stata un'aggiunta per quanto di competenza l'amministrazione comunale, la predisposizione di un cronoprogramma in merito alle bonifiche rimanenti che interessano il PI Cascinagatti, di garantire un facile e libero accesso alla documentazione e dei dati definitivi delle bonifiche da parte dei cittadini. E poi c'è un terzo punto, scusatemi se non leggo bene, costituire un tavolo tecnico con la partecipazione dei rappresentanti della cittadinanza per monitorare il percorso di bonifica ancora da analizzare, sì, da realizzare, scusatemi. Niente, tutto qui. Grazie. Grazie, la parola al sindaco, prego. Per dire che faccio mio quest'ordine del giorno, alla luce anche del fatto che ha accolto il mio invito a costituire un tavolo che veda anche la presenza di rappresentanti del Comitato della Cittadinanza, in modo che il percorso della bonifica sia anche un percorso, ripeto, di conoscenza, oltre che di controllo, che è molto importante. Grazie. Grazie Sindaco, quindi adesso partiamo con l'ordine del giorno numero 1. Prego la consigliera Franciosi se lo vuole illustrare, grazie. Grazie Presidente. Allora, quest'ordine del giorno nasce a seguito della lettura della perizia dell'architetto Rimoldi, perizia presentata alla Procura di Monza, e i conti che sono stati fatti nascono appunto da quanto è riportato a riguardo del piano di Cascinagatti. Il Consiglio Comunale di Sesto San Giovanni, riunitosi in data 17 giugno 2013, vista la perizia redatta dall'ingegner Zuccoli, e qui si appunto si cita quanto riportato nel CTU, in data 27 novembre 2006,
dove la valutazione definita in modo assoluto e non analitico e comunque preceduta dall'avvertenza si sono prese in considerazione i prezzi medi di mercato, che verranno comunque meglio valutati al momento dell'alienazione stessa, attraverso perizie analitiche e sulla base dei prezzi di mercato in vigore al momento. Considerato che il valore corrente di mercato dei terreni edificati nella zona al momento della stima era valutabile in circa 750 euro per ogni metro quadrato di SLP, ben superiore al valore determinato di 400 euro al metro quadrato di SLP. Considerato che lo stesso valore di 400 euro al metro quadrato è rimasto invariato dal momento della perizia senza tener conto di possibili variazioni di mercato. Verificato che l'importo di indennità di esproprio era pari a 1.979.062 euro più 346.786 euro, che fa 2.325.848 euro, e che considerando 5.815 metri quadrati di SLP di proprietà comunale moltiplicato per 400 metri quadrati dà un valore pari a 2.326.000 euro, prossimo alla cifra indennizzata. Dato atto, come sopra riportato, che per effetto del nuovo indice di edificabilità la quantità edificabile delle aree comunali passa da circa 5.815 metri quadrati di SLP a circa 10.467 metri quadrati di SLP, anche a soli 400 euro al metro quadrato l'importo riconosciuto ai creditori diventa molto più elevato del dovuto, ossia 400 euro moltiplicato per metri quadrati 10.467 fa un totale di 4.186.800 a fronte dei 2 milioni e rotti dell'indennità di esproprio. Per queste considerazioni il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta a chiedere formalmente ai proprietari delle aree chiamati nella transazione al versamento della maggior somma economica riconosciuta impropriamente con l'innalzamento dell'indice edificatorio. Grazie. Grazie. Allora, per questo emendamento è possibile intervenire un oratore per gruppo, quindi chi vuole intervenire è pregato di prenotarsi, altrimenti passiamo subito alla votazione. Allora, mettiamo a votazione. Posso intervenire? Consigliere Franciosi, prego. Solo per dare una spiegazione, a noi interessa riuscire a capire se effettivamente queste cifre e questa differenza tra i 2 milioni e i 4 milioni sia effettivamente reale e capire se effettivamente se queste indennità, questo delta mancante è effettivamente un danno per l'erario delle casse comunali. Grazie. Ha chiesto la parola il consigliere Tremolato. Sì, grazie Presidente. Sì. Una premessa doverosa, il fatto che sono tante cose che vanno discusse da adesso in poi e ci sarebbe piaciuto riceverle magari in anticipo, così si potevano approfondire con la dovuta calma. Nel tempo che abbiamo avuto a disposizione, per quanto riguarda questo ordine del giorno presentato, ci pare di capire che vengano messe a confronto due cifre che sono su due piani temporali completamente diversi, cioè si parte, c'è una trattativa con l'operatore, si stabilisce un patto, questo patto alla fine comprende anche in aggiunta una cessione di un parco di 200.000 metri quadri che ovviamente ha un valore per l'operatore, quindi andrebbero fatti i calcoli fatti bene, però questa parte è omessa completamente, probabilmente è quello che manca dai vostri conti. Quindi la frase nella penultima riga, che la somma è riconosciuta impropriamente, non è corretta, la somma è riconosciuta propriamente e quindi questo ordine del giorno non è accettabile. Grazie al consigliere Tremolato. Consigliere Romaniello, non è prevista, è già intervenuto uno del suo gruppo, quindi non posso dargli la parola. Quindi se non ci sono interventi metterei a votazione l'ordine del giorno numero 1. Prego.
Fine votazione. Consiglieri presenti 21, contrari 13, astenuti nessuno, favorevoli 8. Il Consiglio non approva. Passiamo all'ordine del giorno numero 2. La parola alla consigliera Francioso per illustrarlo. Prego. Grazie Presidente. Questo secondo ordine del giorno parte da una lettera che il Comitato di Cascina Gatti ha inviato il 27 settembre 2012 alla Soprintendenza per i Beni Architettonici. La risposta che il Comitato ha ricevuto dalla Soprintendenza era, e che il Comune ha ricevuto in copia conoscenza, era di coinvolgerli direttamente inviando loro il piano integrato di intervento in modo che loro potessero prenderne visione e dare parere. Pertanto questa è appunto la ragione per la quale abbiamo presentato questo ordine del giorno, che così che vi leggo. Il Consiglio Comunale di Sesto San Giovanni, riunito in data 17 giugno 2013, visto che il borgo di Cascina Gatti o di Cascina dei Gatti è uno degli insediamenti più antichi di Sesto San Giovanni, infatti la sua prima comparsa in un documento ufficiale sotto il nome di Sundro risale ad un atto dell'842. Vista la richiesta di esprimere un parere presentata dal Comitato Cascina Gatti alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, il 27 settembre 2012, recante per oggetto segnalazione per la salvaguardia dell'antico borgo di Cascina Gatti, richiesta che non ha mai ricevuto seguito da parte dell'istituzione sopracitata, visto che il Comitato Cascina Gatti chiede correttamente alla Soprintendenza di valutare un piano integrato di intervento per Gamella, ritenendo il previsto nuovo insediamento abitativo enorme, sia come ampiezza delle costruzioni che come altezze delle medesime, il quale inoltre sovrasterà in modo abnorme le vecchie corti, con le prevedibili ricadute negative sia sulle esistenti abitazioni che sulla ormai consolidata e plurisecolare impostazione architettonico-urbanistica del borgo medesimo. Viste le suddette premesse, ritenendo fondamentale che la Soprintendenza esprima un parere circa la realizzazione del piano integrato di intervento approvato con delibera di variante numero 14 del 28 marzo 2011 a discapito del borgo medievale, andandone a danneggiare sostanzialmente l'importanza storico-architettonica, il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta a richiedere immediatamente un parere tecnico alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio rispetto all'impatto che il piano integrato di intervento Bergamella avrà sul borgo medievale. Inoltre il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta a ritirare il permesso di costruire nel caso in cui la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio desse parere negativo. Grazie. Grazie. Anche qui è previsto l'intervento. Ha chiesto la parola il gruppo Partito Democratico, il consigliere Tremolato. Prego. Grazie. Sempre con la premessa di cui sopra, per la scarsità del tempo, mi scuso se dico delle cose imprecise, però ci pare che procedura non sia quella indicata nella sua presentazione, cioè non è che il Comune, l'amministrazione invia il PI alla Soprintendenza. La Soprintendenza è stata interessata di questo PI. Ha già richiesto gli atti all'amministrazione comunale, l'amministrazione comunale ha inviato quanto richiesto, si attende una risposta, non è previsto che ci sia un pressing da parte dell'amministrazione comunale sulle soprintendenze dei beni architettonici. D'altro canto è comunque superfluo votare questo ordine del giorno, perché nel caso succedesse quello che c'è scritto nelle ultime tre righe, cioè che nel caso in cui la Soprintendenza per i Beni Architettonici desse parere negativo, comunque non c'è bisogno di dirlo nell'ordine del giorno, perché verrebbe ritirato automaticamente il permesso a costruire. Grazie al consigliere Tremolada. Se non ci sono interventi, mettiamo a votazione numero 2 dell'ordine del giorno. Inizio votazione. Fine votazione. Consiglieri presenti 21, contrari 13, astenuti nessuno,
favorevoli 8. Il Consiglio non approva. Passiamo all'ordine del giorno numero 3. Sempre la consigliera Franciosi per illustrare. Prego. Grazie Presidente. Con questo ordine del giorno sostanzialmente andiamo a valutare la presunta efficienza energetica del piano Bergamella. Il fatto che sia previsto che le costruzioni vengano fatte in classe A non vuol dire che poi effettivamente queste lo siano. Parlando con dei tecnici, di solito queste premialità vengono assegnate a seguito della presentazione di un progetto definito, cosa che invece in questo caso non è stato fatto. Pertanto, il Consiglio Comunale di Sesto San Giovanni, riunitosi in data 17 giugno 2013, vista la legge regionale numero 26 del 20 aprile 1995, articolo 2, comma 4, per il raggiungimento dell'efficienza energetica nelle costruzioni, viste le successive modificazioni apportate in materia con la legge regionale numero 33 del 28 dicembre 2007, articolo 12, comma 1, lettera A, considerata la totale mancanza nella variante del 28 marzo 2011 sia degli specifici elaborati di progetto che delle obbligatorie relazioni tecniche dimostrative come da norme sopracitate, il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta a dichiarare esplicitamente se ritengano di riconfermare quanto deliberato in variante al piano integrato di intervento Cascina-Gatti in merito allo specifico argomento dei benefici riconoscibili a fronte di una presunta efficienza energetica nelle costruzioni assegnata nel PI. Grazie. Grazie. Anche qua il gruppo che vuole intervenire. Chiesto la parola il consigliere Rivolti. Sì, grazie Presidente. Ma in parte nel mio intervento avevo già affrontato questa questione, nel senso che evidentemente la questione dei premi energetici è una questione significativa. Bisogna però partire dal presupposto che questa è una legge regionale, cioè è un automatismo. Non è che sta a noi decidere se vogliamo avvalerci di questa legge. Questa legge c'è. Sta all'amministrazione comunale verificare se al momento della concessione edilizia, però questo è stato spiegato nella commissione speciale, nella commissione urbanistica, non al momento della presentazione del PI, ma al momento della concessione edilizia, tutto testimonia che si procederà rispetto a questa cosa. E quindi se non c'è la testimonianza che quello che verrà costruito rispetterà questi criteri, non verrà concessa questa cosa. Quindi è, sbagliato questo ordine del giorno nella misura in cui dice che non c'è, perché c'è stata, è stata presentata, è stato anche spiegato. Soltanto che non va presentata quando si presenta il PI, ma quando si presenta il permesso a costruire. E tra l'altro io credo che se vogliamo riempire gli ordini del giorno di parole presunte, non facciamo un servizio al ruolo che noi svolgiamo. Quindi chiaramente il parere della maggioranza è contrario a questo ordine del giorno. Ha chiesto la parola il Partito Popolo della Libertà, consigliere La Miranda. Prego. Mi può spegnere, Rivolta, mi può spegnere, sì. Grazie. Grazie, signor Presidente. Ma io qua credo che bisogna fare chiarezza, proprio perché sono passaggi tecnici, e faccio menzione e ricordo che quando abbiamo discusso poche settimane fa sul PI Carmine, è stata prodotta proprio tutta una serie di certificazioni e documentazioni proprio per dimostrare che sussisteva ancora la certificazione energetica che all'epoca erano carenti come documentazione, cioè era deficitaria l'assenso e il permesso di costruito. Ora mi viene riferito che dagli accessi che hanno fatto sui progetti, quindi sui permessi di costruire che sarebbero già stati rilasciati, non ci sarebbe questa certificazione energetica. Quindi il problema, lei stesso l'ha evidenziato, nel senso che sulla variante un conto, avevamo solo il plano volumetrico, boh, finita lì. Adesso sul progetto esecutivo mi viene riferito che dagli accessi che hanno fatto i tecnici vari riferibili ai soggetti presentatori non hanno rinvenuto o almeno non sono state fornite le copie di questi progetti, queste schede di certificazione che più o meno le abbiamo viste perché le abbiamo viste in relazione come sono fatte a quella che c'era stata prodotta per il PI Carmine.
Quindi di conseguenza è bene verificare questa cosa qui. Io credo che se effettivamente non ci fosse ancora ad oggi la sussistenza di questo documento, si dovrebbe necessariamente votare questo ordine del giorno. Grazie consigliere La Miranda. Se non ci sono interventi, darei la parola all'assessore Marini. Sì, una precisazione. No, la certificazione c'è. Semplicemente non era allegata ai file che avete ricevuto probabilmente, ma c'è da tempo. Difatti quando in commissione è venuta fuori questa cosa al momento non riuscivo a capire, poi abbiamo verificato ed è così semplicemente. C'è anche l'asseverazione e quant'altro. Pronto. Naturalmente ci scusiamo per questa parziale consegna dei documenti. Grazie all'assessore. Ha chiesto la parola la consigliera Franciosi. A questo punto le chiedo se domani, magari o al più tardi dopodomani, ci fate avere copia di quella documentazione, in modo da avere tutta la documentazione completa. Grazie. Sicuramente. Grazie all'assessore Marini. Non so se ho diritto di parola, però scusi. Quindi viene ritirato l'ordine del giorno? Prima vorrei vedere la documentazione. E ho capito, non ritiro l'ordine del giorno, ok? Seguite la Miranda. No, mi scusi, però, perché qua c'è scritto un'altra cosa rispetto a quello che ha detto la Miranda. Considerata la totale mancanza nella variante 28 marzo 2011 degli elaborati, non quelli che avete chiesto adesso all'assessore Marini. Consigliere Miranda, vuole intervenire? Vuole la parola? No, il presentatore è la Serena, quindi primo. Era solo per chiarire che sopra comunque abbiamo anche indicato gli specifici elaborati di progetto, non è che non abbiamo indicato, poi dopo nel riprendere non è stato riportato, ma è anche riferito agli specifici elaborati di progetto. Grazie. Va bene, allora mettiamo a votazione l'ordine del giorno numero 3. Inizio votazione, prego. Fine votazione. Terzo, sì. Consiglieri presenti 21, contrari 13, astenuti nessuno, favorevoli 8. Il Consiglio non approva. L'ordine del giorno numero 4/A. È la pagina B dello stesso ordine. Ah. Sono due pagine dello stesso ordine. Quindi l'ordine del giorno numero 4. Chi lo illustrerà? Consigliere La Miranda, prego. Grazie Presidente. Questo ordine e i susseguenti sono più tecnici da un punto di vista dell'iter amministrativo e del impatto paesaggistico. Con il primo che abbiamo presentato evidenziamo come ci siano delle discrasie tra le relazioni della commissione paesaggistica, laddove appunto in un primo momento aveva fatto un tipo di precetto e poi successivamente ha previsto un diverso tipo di valutazione. In base a questo noi ricrediamo che debba esserci ancora espressamente un richiamo e una tutela del borgo storico rurale di Cascina Gatti. In particolar modo in questo specifico ordine del giorno sono richiamate quelle famose norme tecniche di attuazione del PGT che nel mio intervento precedente avevo fatto menzione seppur sommariamente. E in questo senso nel richiamarle espressamente riteniamo che l'intero impianto debba portare conseguentemente a una dichiarazione di decadenza proprio derivante dal mancato rispetto di queste norme tecniche di attuazione. In particolar modo
Considerata la specifica disciplina urbanistica contenuta nel vigente piano di governo del territorio riservato al nucleo storico di Cascina Gatti e al dettato normativo del piano delle regole capo quinto, tutela e valorizzazione dei nuclei di antica formazione, all'articolo 23 i nuclei di antica formazione ambienti dei borghi rurali, al punto 2 borgo di Cascina Gatti, con cui l'amministrazione comunale classifica, individua e riconosce la testimonianza storica e i valori ambientali del borgo di Cascina Gatti su un cui declina un ampio indirizzo di tutela e valorizzazione. Considerato altresì che la normativa del PGT prevede in particolare che il borgo di Cascina Gatti prevede per il borgo di Cascina Gatti una specifica scheda che definisce in modo prescrittivo e vincolante la categoria e tipologia degli interventi edilizi ammessi per gli edifici del borgo storico al fine di mantenere e tutelare i caratteri architettonici e paesistici, in particolare la normativa del piano delle regole impone che gli interventi edilizi debbano rispettare i caratteri stilistici unitari, le tipologie delle facciate, degli allineamenti e delle altezze dominanti, dei materiali e dei colori, delle cortine edilizie e dei tracciati stradali e della conservazione degli elementi architettonici, verificato che gli interventi edilizi previsti nel PI Cascina Gatti e siano in contrasto con gli indirizzi obiettivi perseguiti dal PGT sulla tutela del borgo di Cascina Gatti, soprattutto nella parte relativa al rispetto delle altezze dominanti che in veste gli edifici del borgo devono, che in tale veste gli edifici del borgo devono irragionevolmente rispettare, visto che l'amministrazione comunale stessa non ha prestato alcuna considerazione a quanto sopra illustrato, volendo dunque disattendere i propri indirizzi contenuti negli atti amministrativi e programmatori. Tutto ciò considerato, il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta a dichiarare intervenuta decadenza del primo oggetto, nonché a verificare la correttezza e imparzialità sull'operato circa il rispetto degli obiettivi degli strumenti urbanistici comunali citati. Grazie al Consigliere La Miranda. Se non ci sono interventi, mettiamo a votazione l'ordine del giorno. Consigliere Romaniello, prego. Ma dal confronto che ho avuto con Riganti e Marini non sussistono gli elementi per la decadenza del PI. Poi la normativa che viene citata fa riferimento al borgo storico. Bergamella non è il borgo storico, attenzione, Bergamella è qualcosa che sta di fuori del borgo storico. Grazie al consigliere Romaniello. Quindi mettiamo in votazione l'ordine del giorno numero 4. Inizia votazione, prego. Fine votazione. Consiglieri presenti 20, contrari 12, astenuti nessuno, favorevoli 8. Il Consiglio non approva. Passiamo all'ordine del giorno numero 5. Chi vuole illustrarlo? Consigliere La Miranda, prego. Grazie. Anche questo nasce ovviamente dall'esame successivo di tutto l'impianto del PI e in particolar modo dell'aumento volumetrico concesso dell'indice. Al di là di quello che era stato il precedente ordine del giorno presentato dalla consigliera Franciosi, che era in ordine alla differenza di valore attribuita alle aree comunali cedute in compensazione dell'indennità di esproprio, questo invece cambia la prospettiva sotto il lato dei privati, perché se da un lato l'indice edificatorio era stato alzato per l'ambito comunale per poter avere quel valore economico idoneo a sanare la somma dovuta a titolo di risarcimento per l'errato esproprio, è vero anche che tutta l'area interessata dall'intervento è stata aumentato il valore edificabile, quindi non solo dell'area comunale in questione. Quindi di fatto riconoscendo un'ulteriore indennità o forma di risarcitoria non contabilizzata però, e in questo senso quindi noi si chiede che questi indici edificatori vengano contabilizzati sostanzialmente e venga richiesto quindi
ai precedenti proprietari delle aree chiamati appunto nella transazione sull'indennità di esproprio a versare la differenza del maggior valore economico riconosciuto a questo punto impropriamente a seguito dell'innalzamento dell'indice edificatore sulle loro aree private. Grazie. Gruppo Partito Democratico, il consigliere Tremolà. Prego. Grazie. Sì, a parte che non ho capito se ci ha dato ragione, quindi che sul primo ordine del giorno eravamo d'accordo. Un altro tipo di... secondo me il discorso è vero che ha due aspetti diversi, ma alla fine il discorso è lo stesso, cioè viene fatta una trattativa, si parte da un punto iniziale, si arriva a un punto finale, nella trattativa ci sono diversi elementi, prendere in considerazione uno solo alla fine della trattativa è fuori luogo, quindi l'ultima frase che dice somma economica riconosciuta impropriamente, come diceva già quello precedente, non è corretto perché l'impianto deve essere visto nel suo complesso di tutti gli elementi del PI, quindi parco compreso, per esempio, come dicevo già prima. Grazie al consigliere Tremolano. Non ci sono interventi, mettiamo in votazione l'ordine del giorno numero 5. Prego, inizia votazione. Fine votazione. Consiglieri presenti 19, contrari 11, astenuti nessuno, favorevoli 8. Il Consiglio non approva. Ordine del giorno numero 6, lo illustrerà la consigliera Titta Ferrante. Prego. Buonasera a tutti, non ho avuto ancora occasione di salutarvi. Quest'ordine del giorno prende parte dalla considerazione sulla valutazione dell'impatto ambientale. L'unica che è stata adottata sul progetto di Cascina Gatti è quella relativa al maggio 2007. E dalle valutazioni con cui la Regione Lombardia chiede di affinare ulteriormente le interazioni tra la proposta presentata e i caratteri del contesto. E quindi escludeva dal procedimento di VIA il succitato PII. E le valutazioni in cui era esplicitato dice le seguenti parole. In sede di valutazione paesaggistica del progetto architettonico, venga esaminata la possibilità di affinare ulteriormente le interazioni tra la proposta presentata e i caratteri del contesto, nonché di conseguire la maggiore possibile connotazione unitaria degli interventi, calibrando gli elementi del contesto edificato, del connettivo e del verde. Pertanto si chiede che il Sindaco e la Giunta si impegnino a superare quanto prima la decisione unilaterale di non assoggettamento della variante 28 marzo 2011 a procedura di VIA. E conseguentemente, sempre... Mi scusi, consigliere, sta leggendo la numero 6, l'ordine del giorno... La 8? Ah, pardon. No, stiamo andando in ordine. Ah, mi scusi. Ah, vabbè. Ho sbagliato. Cosa faccio? Cosa faccio? Quindi stiamo trattando la numero 8, prego. Proseguiamo. Sì, avevo una numerazione diversa prima, sì, va bene. Succede, non si preoccupi. Scusate. Quindi, conseguentemente, sempre in merito alla stessa variante, ad aprire una nuova procedura di VIA presso le strutture regionali. E quindi, in attesa dell'esito, si chiede di sospendere e annullare i titoli abilitativi ad edificare già rilasciati. Ecco, io chiedo, se mi è possibile fare un commento, che il Sindaco, la Giunta e i consiglieri tengano presente le istanze presentate dal Comitato. Questo era uno dei punti della petizione, accoglierli, ascoltarli e trovare, andare incontro a quelle che sono le loro esigenze, secondo me è una cosa molto importante. Poi vorrei precisare, il Sindaco ci ha detto che avremmo dovuto chiedere un'altra commissione. Personalmente l'ho fatta all'assessore Marini, perché in quella sede tutti gli argomenti non eravamo riusciti a sviscerarli, avevo chiesto della documentazione e lui a quel punto aveva proprio detto no, basta,
non faccio più altre commissioni e se ci sono delle interrogazioni le farete in consiglio. Per cui ecco che siamo arrivati in consiglio con una serie di ordini del giorno ed ecco perché magari manca qualche documento e noi non ne siamo al corrente. Ecco, quello che mi preme sottolineare è che in questi mesi sto vedendo che ci sono tante istanze che vengono dal territorio, vuoi per i trasporti, vuoi per questa situazione della Bergamella, ma non vedo delle risposte concrete e immediate. Io spero che almeno questa venga accolta. Grazie. L'assessore vuole rispondere subito? Primi consiglieri, sì. Prego. Dunque, innanzitutto le commissioni vanno chieste ai presidenti di commissione, no? Ma non lo faccio, cioè nel senso che si chiede al presidente di commissione, poi il presidente di commissione chiede agli assessori, chiede ai tecnici, ai dirigenti se si fa o no la commissione, cioè istruisce la commissione. Ma è così, giusto per chiarirci, perché no, ma non era, è perché è il presidente della commissione che è responsabile. Se è il presidente della commissione che nega una commissione è un fatto grave, ma è il presidente della commissione a cui va chiesta la commissione. Comunque, poi risponderà l'assessore Marini. Questo punto in particolare è stato ampiamente spiegato sia nella commissione speciale che nella commissione urbanistica che ha affrontato i temi della petizione. Perché si è spiegato che non essendoci variazione di volumetria, ma semplicemente essendo motivata la variante da un cambio di proporzioni nelle tipologie di edilizia e del plani volumetrico, non esiste la necessità di ricorrere alla via, così come è stato anche confermato dalla Regione. Dopodiché, stupisce perché, come dire, sospendere, annullare i titoli abilitativi già rilasciati, significa che questo ordine del giorno, come altri, chiedono nella sostanza di sospendere il PI. Io ero rimasto alla discussione precedente in cui c'è stato spiegato che nessuno pensava di sospendere il PI, ma si chiedevano delle spiegazioni. E poi invece molti degli ordini del giorno si concludono chiedendo la sospensione del PI. O non ho capito un passaggio, oppure c'è una piccola sottolineo una contraddizione. Dopodiché, per sospendere un PI di questo tipo bisogna andare in autotutela, ci devono essere le ragioni di interesse pubblico che non possono essere in questo caso legate al fatto che una via che la Regione Lombardia ha detto non essercene bisogno e tutte le ragioni spiegano che non ce n'è bisogno, venga sospeso. Questo significherebbe andare a una sospensione e creerebbe un danno sicuro per l'amministrazione comunale. Quindi noi voteremo contro questo ordine del giorno. Può spegnere il microfono, grazie. Assessore Marini, prego. Telegrafico, no, la mia richiesta a incontrarsi su dei punti precisi era proprio per evitare di ritornare su dei discorsi come questo della via, che era stato già oggetto non solo di trattazione e discussione, ma anche di risposta scritta da parte degli uffici all'interno della petizione. Grazie. Non ci sono più interventi dei gruppi. Mettiamo a votazione allora l'ordine del giorno numero 8. Prego. Fine votazione. Consiglieri presenti 20, contrari 12. Astenuti nessuno, favorevoli 8. Il Consiglio non approva. Sì, quindi ritorniamo all'ordine del giorno numero 6. Chi è il consigliere che lo vuole illustrare? Consigliere La Miranda, prego. Vado velocissimamente perché è una questione già ampiamente sviscerata. È solo un atto formale, lo dico con assoluta chiarezza e trasparenza, che rimanga agli atti, in modo che anche in futuro possa sempre averne traccia che è stata fatta anche un atto formale, un passaggio formale in Consiglio Comunale dove alcuni consiglieri hanno preso una decisione. Non dica Romagnello che faccio terrorismo
perché poi le porto una Corte dei Conti che abbiamo appena scoperto, che al Comune di Limbiate su un PI sono stati chiamati a rispondere non solo la Giunta e gli uffici tecnici, ma anche tutti i consiglieri che avevano deliberato quel PI. Quindi quando voi dite che diciamo panzanate, poi guarda caso abbiamo trovato anche Corte dei Conti che sta intervenendo proprio su queste situazioni particolari. Quindi noi riteniamo che lì ci sia ancora un vizio che non sia sanabile, derivante anche da un'assenza di documentazione idonea a giustificare ulteriormente la vacatio durante il periodo dopo la diffida, e conseguentemente quindi chiediamo dichiararsi per effetto dell'applicazione del quadro normativo l'intervenuta decadenza del PI. Grazie. Grazie Presidente. Allora, io credo che le spiegazioni che sono state lungamente date, più volte date, siano esaustive. Tra l'altro la segretaria comunale le ha ripetute qui e quindi, come dire, si assume la responsabilità, come ovvio, di quello che ha detto. Però poi voglio fare un discorso. Nella normativa italiana si può sempre trovare un passaggio per sospendere un'operazione. E si può trovare anche il contrario. Noi dobbiamo decidere se quando abbiamo scelto di fare quell'operazione era sicuramente rispettava la legge e rispettava gli interessi della città. Perché altrimenti qualsiasi operazione, qualsiasi scelta sarà fatta nei prossimi anni, guardate, con un buon avvocato in questo paese si sospende qualsiasi cosa. Allora io faccio appello a chi in continuazione fa richiami alla politica della concretezza e agli interessi della città, a rispondere se su questa cosa c'è un parere favorevole o contrario nel merito della vicenda, o semplicemente appigliandosi a una cosa che di dubbia interpretazione secondo quello che dice il consigliere La Miranda, e se questo è il modo con cui ci vogliamo rapportare nei prossimi anni. Dopodiché discorsi di concretezza facciamo che li evitiamo, così tra l'altro andiamo a letto anche prima. Grazie. Grazie, ha chiesto la parola la consigliere Landucci, prego. Sì, molto veloce, perché io credo che sia giusto quello che in parte quello che diceva adesso il consigliere Rivolta, cioè sul fatto di dover fare le cose concrete. Però io trovo che non sia corretto dire che non ci sono i termini perentorio quando l'amministrazione stessa scrive, cioè perché il segretario comunale ha parlato a lungo dicendo che non c'erano i termini perentori. Allora, praticamente è il sindaco che dà, scrivendo alla controparte, a sottoscrivere la convenzione per l'attuazione del sindaco Dream, per l'attuazione del PI entro il termine perentorio del 22 luglio 2009. Facendo avvertenza che in caso di inutile decorso del termine come sopra assegnato dichiarerà il sindaco l'intervenuta decadenza del programma integrato di interventi in oggetto. Dopodiché si può dire che questa è una formalità e non l'abbiamo seguita. Però è chiaro che se una cosa di questo genere la faceva un cittadino veniva preso in castagna e veniva chiaramente sanzionato. Allora diciamo che il sindaco può scrivere quello che gli pare o qualunque autorità amministrativa, che tanto poi fa quello che gli pare. Solo noi cittadini siamo tenuti al rispetto delle regole, no? Siamo tenuti a pagare entro oggi l'IMU, mentre naturalmente l'amministrazione non ci paga, siamo tenuti a pagare le tasse entro il giorno, quando a me hanno appena detto che se fai una dichiarazione di successione in cui alla fine c'è un 7-3, un unico per un defunto, che ha un credito di 1000 euro, ne prenderanno nota forse tra un anno e mezzo e poi vedranno quando ti scriveranno per renderti i tuoi soldi. Questo è uguale. Scrivo che il termine è perentorio, ma il segretario ci ha fatto una piccola dotta lezione dicendo che non è vero che è perentorio. E allora cosa dobbiamo fare? La prossima volta però mettiamoci d'accordo sull'italiano, dottoressa. Perché se il sindaco scrive entro il termine perentorio, c'è scritto perentorio. Lei ha detto che non c'era scritto. Cioè, perché a un certo punto ho capito. Se io scrivo che entro il termine perentorio devo firmare perché sennò dichiarerò decaduto il PI, non so cosa c'è scritto nella legge, ma è chiaro che il sindaco voleva fare quello e non l'ha fatto. Punto. Basta, chiuso, solo quello. Dopodiché lei adesso mi spiegherà che avete ragione voi.
Va bene. Facciamo rispondere. La parola al segretario comunale, prego. No, mi spiace perché evidentemente non mi sono espressa in modo sufficientemente chiaro. No, se non c'è bisogno che io intervenga posso, cioè, posso intervenire. No, prego, prego. Allora, io ho espressamente detto peraltro due volte, non una, perché ho fatto già l'intervento dopo l'intervento dell'architetto piuttosto che dell'ingegner Fabri, poi successivamente sono reintervenuta perché chiedeva chiarimenti il consigliere La Miranda. Io ho detto espressamente che la disciplina, ho fatto riferimento a alcune richieste che sono state fatte nel corso di incontri, per cui di relato io insomma ho avuto riferimento, sui tempi che sono passati. E di conseguenza ho fatto riferimento ad una sentenza dicendo che la giurisprudenza rispetto all'anno trascorso ritiene che quell'anno non sia perentorio, tant'è vero che invita gli amministratori, no, si può sentire la registrazione evidentemente, ma non credo che in questa serie debba insomma, cioè, giustificare quello che ho già detto. Posso precisare, tant'è vero che la stessa norma, ho letto un passaggio di una sentenza io, tant'è vero che la stessa norma dà all'amministrazione la possibilità di stabilire un termine perentorio, che nel caso specifico infatti l'amministrazione ha fatto con l'ultimo provvedimento del sindaco, non il primo, non il secondo, in cui si rinviavano tempi. Io ho anche detto, non so evidentemente però ho pensato di dire insomma a questo punto, che dopo il provvedimento ultimo del sindaco, nel quale fa riferimento l'articolo 93,4, che è stato fatto il 23 aprile, c'è stata una comunicazione che penso di avere insomma anche in bozza riportato nella relazione passata in commissione e poi successivamente nella risposta, che è stata fatta forse a distanza di 4 giorni al 94esimo giorno, con la quale l'ufficio legale contratti ha invitato le parti per la stipula del contratto. Non c'è stato immediatamente, lo desumo da quello che è capitato dopo, perché io con voi leggo gli atti. Ci sono state dei passaggi di proprietà, immagino verifiche di proprietà, che sono funzionali al rogito finale, tant'è vero che prima del rogito del 7 ottobre c'è stata una delibera con la quale la giunta comunale, per coerenziare gli atti e la convenzione rispetto allo schema iniziale, ha fatto delle modifiche che andavano a inserire anche le nuove proprietà che erano cambiate nel frattempo, e una modifica per andare a inserire anche i provvedimenti di slittamento dei termini, i primi due iniziali da parte del sindaco, e successivo di intimazione ultimatum, l'ho definito forse prima. Grazie, segretario comunale. Quindi non ci sono più interventi, mettiamo a votazione l'ordine del giorno numero 6. Prego, inizia votazione. Fine votazione. Consiglieri presenti 19, contrari 11, astenuti nessuno, favorevoli 7. Il Consiglio non approva. Passiamo all'ordine del giorno numero 7, che lo illustrerà il consigliere Caponi, prego. Sì, buonasera Presidente. Metto a verbale che ho tardato a ne scacciare il... Sì, per quello che risultano soltanto 7. Sì. Ah, oddio, Presidente, mi scusi, ma va bene che tarda l'ora, però lasci anche il tempo di poter riflettere se intervenire e replicare, perché io prima stavo meditando di intervenire sulla relazione del segretario. Abbiamo sempre adottato un metodo, mi sembra, sì, insomma, voglio dire... appena uno interviene mettiamo al voto, cioè, allora a questo punto scusatemi, ditecelo che... io sono un po' esterrefatto perché mi rendo conto che tutto ciò che è stato detto è caduto nel vuoto. Questo ordine del giorno, sulla base delle affermazioni del consigliere Rivolta, non credo che possa trovare una opposizione da parte della maggioranza. Parlava di rispettare la legge, rispettare la città, e in apertura del Consiglio Comunale l'architetto Riganti ha proprio fatto riferimento ad un inghippo proprio alla questione che è sorta per la presenza del collettore fognario. La presenza del collettore fognario cosa ha comportato nella gestione della pratica della Bergamella? Beh, allora questo ordine del giorno vuole impegnare, alla luce di quanto è emerso questa sera, perché di fatto c'è stata una variante che è stata determinata da un grossolano errore
nella progettazione per l'individuazione del collettore fognario, il che ha lasciato tutti molto perplessi e sconcertati. Sostanzialmente l'ordine del giorno mira a impegnare il sindaco e la giunta ad individuare le singole responsabilità e i soggetti responsabili, informando il Consiglio Comunale e la cittadinanza anche delle eventuali sanzioni e o azioni giudiziarie risarcitorie intraprese. Tra l'altro questo ragionamento è stato ripreso anche dal consigliere Nossa quando parlava di una responsabilità professionale. Io capisco che questo consiglio ha preso una piega come noi non abbiamo auspicato, di maggioranza contro opposizione, perché mi sembra che tutte le motivazioni sono state motivazioni francamente di principio. Però su questo ordine del giorno credo che non si possa non dire che rispecchia l'interesse della città, ma soprattutto rispetto della legalità, perché di fatto c'è stato uno spostamento dei volumi, quanto non aumentati, alla presenza di un errore che credo non possa andare indenne dalla ricerca di responsabilità. Grazie. Grazie, ha chiesto la parola il consigliere La Miranda, prego. Grazie Presidente, anch'io credo di doverne lasciare traccia su questo ordine del giorno, non fosse altro per ribadire che questo è un principio e criterio che stiamo perseguendo da diversi anni, che abbiamo sempre chiesto a questa amministrazione, laddove fossero emerse situazioni di danno sostanziale o potenziale all'amministrazione, di perseguire i responsabili, ovviamente perseguirli in questa situazione a livello di responsabilità professionale civile. E che vi sia stato un danno per l'amministrazione è evidente, perché si è dovuto fare una variante di PI per poter fare questo intervento. Che poi si sia associato a questo anche la variante del plano volumetrico, che è stata l'occasione per inserire anche la premialità, noi non abbiamo la certezza che l'istruzione sarebbe stata fatta in quel momento e in quel contesto. Sicuramente per poter iniziare a edificare quei palazzi era necessario spostare quel palazzo, altrimenti non ci sarebbe stato il permesso di costruire. L'impiego ulteriormente di personale eccetera per riverificare anche questa parte del progetto, che teoricamente non avrebbe dovuto essere presa in considerazione se fosse stato tutto nella norma, perché si doveva semplicemente assentire un mero aumento volumetrico derivante dall'applicazione della legge regionale, comporta dei costi, ha comportato e comporta dei costi. Io chiedo quindi ufficialmente, come da ordine del giorno, che vengano individuate le responsabilità di chi è stato a capo di questa operazione sbagliata. Li sappiamo già poi sostanzialmente, perché è responsabile dell'ufficio tecnico, che sicuramente ha validato senza verificare, e ovviamente il professionista che ha presentato il progetto, perché non è che ci sono altre figure che diverse da queste che possano essere individuate. Ove dovessero emergere comunque dall'indagine dell'amministrazione, è corretto, come ho già detto anche in altre sedi su altri interventi, che al di là delle responsabilità penali ci sono le responsabilità professionali e che quindi vengano messe in mora e vengano azionate tutte le azioni civili occorrende affinché risarciscano l'amministrazione, fosse anche di 100 lire, ma è giusto che sia così. È necessario dare una nuova azione di responsabilità verso chiunque interviene negli ambiti urbanistici in particolar modo. Grazie, ha chiesto la parola il consigliere Rivolta, prego. No, trovo sempre che parlare di collaborazione quando a mezzanotte si tirano fuori 12 ordini del giorno su cose che si chiede che vengano fatte solo perché rimangano a verbale, insomma, lasciamo perdere. Cioè almeno facciamo la parte che noi ci scontriamo con voi e non raccontiamoci delle favole. Perché io avevo fatto un intervento in cui ho detto costruiamo un percorso per andare avanti nel futuro e sono saltati fuori 12 ordini del giorno che chiedono l'annullamento del PI. E che dove sta la collaborazione, consigliere Caponi? Dove sta? Dopo che la consigliera Landucci ha detto che non siamo così, non prendeteci per deficienti, non vogliamo l'annullamento del PI. E poi 3 ordini del giorno si concludono con l'annullamento del PI. Allora diciamo che stiamo facendo ognuno la sua parte. E basta, però non ci facciamo la ramanzina, perché
come dire, a quest'ora le ramanzine tra l'altro sono un po' stucchevoli, perché se si voleva la collaborazione si ritiravano gli 12 ordini del giorno e si diceva ne facciamo uno, troviamo un punto di mediazione. Ma si arriva qui con 12 ordini del giorno perché si è promesso al comitato di svolgere una battaglia fino in fondo. Giusto, corretto, avete fatto una scelta, rivendicatela però. Allora, su questo ordine del giorno, però, anche qui, siccome lei, consigliera Miranda, è un avvocato esperto, sa benissimo che questa roba non ha né capo né coda. Questa cosa non ha né capo né coda. C'è una proprietà che ha ceduto una proprietà con un progetto approvato. Casomai sarà la nuova proprietà che farà causa alla vecchia proprietà. In virtù di un'impossibilità di intervenire in una parte del sedime, chiede una variante al PI. Il danno per l'amministrazione comunale, se chiedevano una variante in virtù di un'altra cosa, avevano il diritto di chiederla. Poi questa è la motivazione che fa ricostruire la cronologia degli eventi. Ma quando uno presenta un PI, se modifica e se decide di modificare, chiede una variante. Quindi il danno è casomai per la cooperativa rispetto alla vecchia proprietà. Sono loro che devono fare causa. Ma l'amministrazione comunale, una variante, credo che non lo possa negare se un operatore chiede una diversa collocazione delle volumetrie. Poi questa è la causa. Se fosse stata un'area pubblica su cui si costruiva un intervento pubblico e la mancanza di questa, come dire, documentazione e di rilevamento di questo condotto fognario avesse arrecato un danno, questo aveva un senso, un significato. Ma questa è un'operazione tra due privati. E un privato ha mentito, negato, non aveva gli elementi per dirglielo. Non lo so, difficile pensare che ti costruiscono un collettore fognario sul tuo campo e tu non lo sai, ma questo però, insomma, poi con... per cui probabilmente... Questa è una partita che riguarda il nuovo proprietario e il vecchio proprietario. Non è che c'è un danno per la città, per quella roba. Perché non è che sono illegali gli spostamenti di altezze. Cioè, gli spostamenti di altezze sono stati fatti anche in virtù di indicazioni del Consiglio di quartiere. E se si faceva, cioè, e se prima della variante qualcheduno chiedeva e si aveva la forza di sostenere un'altra cosa, non è che la variante di per sé è un danno. E questa è la cosa. Poi trovo anch'io imbarazzante che un collettore fognario non sia tracciato. Ripeto, a Monza, San Fruttuoso, collettore fognario non tracciato, una paccata di milioni di euro per la collettività. Ma è diverso, perché lì i lavori sono costati molto di più. Ma in questo caso non c'è un danno. Grazie, ha chiesto la parola la consigliera Landucci, prego. Le direi che il comitato Bergamella non la pensa così, pensa che il danno ci sia stato. Voi non la pensate in questo modo, cioè il danno non è stato un danno monetario, ma siccome una casa che doveva essere costruita, non si poteva costruire. È chiaro che la soluzione per non danneggiare il quartiere sarebbe stato di cassare quella volumetria, semplicemente cassarla, perché se hanno sbagliato il PI, peggio per loro. No? Invece non si è detto questo, si è detto che siccome il progetto era sbagliato, peggio per il quartiere, che si becca un intervento molto peggiorativo. Questo è il problema. Dopodiché non capisco perché bisogna difendere il fatto che Magni ha fatto un progetto coi piedi e la Sostaro non ha vigilato. Voi volete difendere, cioè dite che questi non hanno responsabilità e va bene, contenti voi, contenti tutti, perché la realtà è questa. Magni ha firmato il progetto e la Sostaro l'ha validato. Dopodiché voi dite che il progetto non ha danneggiato nessuno. Benissimo, ne prendiamo atto, ma non dite che non ha danneggiato nessuno, perché questo non è vero, nel senso che il progetto era studiato per avere un certo impatto sul quartiere. Questo impatto è stato profondamente peggiorato
da un errore materiale, da quello che si chiama un grossolano errore materiale. Dopodiché, contenti voi, contenti tutti. Sì, gruppo Sesto nel Cuore. Grazie Presidente. Capone, prego. Posso? Grazie. Oddio, consigliere Rivolta, a parte il fatto che l'ordine del giorno sono stati presentati quando ormai la serata aveva preso una piega diversa, perché tutti auspicavamo da parte della maggioranza un atteggiamento di apertura. È stato proprio il suo intervento, quando ha detto pensiamo al futuro e lasciamo perdere quello che è stato, che ha spinto a noi a presentare l'ordine del giorno. Questo tanto per chiarezza, perché non abbiamo giocato su due tavoli, quindi non abbiamo messo, quindi diciamo le cose come stanno. Ecco. È stato il suo intervento, come spesso capita, che tranchant nei confronti di ogni possibilità di dialogo, che ha spinto a presentare l'ordine del giorno. Detto questo, le sue tesi, le sue affermazioni, mi perdoni, mi sono veramente deboli per quanto lei abbia cercato di fare lei l'avvocato, perché un danno c'è stato, fosse solo per il tempo perso da parte degli uffici. Mi spiace tirare in ballo ancora l'assessore Marini, che è stato molto esaustivo in sede di commissioni, e ricordo un passaggio che io feci proprio questa domanda sul tema della responsabilità, quando venne detto chiaramente che la variante, lo spostamento dei volumi, era stato proprio generato dalla presenza di quel grossolano errore sfuggito a tutti, della presenza di quel collettore fognario. Questo credo che non possa essere comunque smentito. Allora, facendo un ragionamento a ritroso, visto che il PI era stato censurato per quanto riguardava le altezze, con indicazione da parte della Regione di rivedere le altezze, ora mi pare evidente che l'affermare che non c'è stato un danno per la città veramente non è una questione di dire difendiamo gli interessi di qualcuno, ma scusate, erano quattro piani o cinque piani, c'era stata un'indicazione di mantenere le altezze in linea con la presenza del borgo storico. Non solo non è stata presa in considerazione i suggerimenti da parte di enti e istituzioni, ma proprio in virtù di quell'errore grossolano della presenza del collettore fognario, e quindi sfido ad essere smentito se questo non è emerso in sede di commissione, in sede di commissione, è stato spostato il volume. Quindi addirittura sono raddoppiato, tant'è che l'assessore mi riprese dicendo che non erano 11 ma erano qualche piano di meno. Ma di fatto sempre dei piani in più ci sono stati. Quindi questi volumi sono stati spostati proprio perché c'è stato un errore alla fonte. Poi, se vogliamo negare tutto, e io esortito dicendo proprio che su questo ordine del giorno non si può non dare un voto favorevole, perché allora vuol dire che c'è proprio un atteggiamento proprio di pregiudizio su ogni aspetto, bisogna avere il coraggio di dire anche abbiamo sbagliato e andiamo in fondo, non pensare soltanto al futuro. Noi non siamo per la dietrologia, ma consigliere Rivolta, non cerchiamo di nascondere l'evidenza. Questa è una questione, la palissiana è chiaramente documentata, quindi votare contro vuol dire che si crea un precedente anche per quanto riguarderanno avvenimenti futuri. Noi non stiamo facendo la caccia alle streghe, stiamo cercando di far rispettare la legge e gli interessi della città. Grazie. Ha chiesto consigliere Romaniello, non è possibile. Fatto personale. No, il suo gruppo è già... Fatto personale. Allora dopo, prima il consigliere De Noia, prego. Sì, io due cose veramente, perché a quest'ora fare polemiche è veramente dura. Però diceva il consigliere Capponi, noi non siamo venuti qua con gli ordini del giorno preparati, li abbiamo presentati perché c'è stato un atteggiamento di chiusura. Gli ordini del giorno stampati al computer. Vi siete messi qua adesso, li avete stampati, li avete preparati per tutti quanti con le cartine. Consigliere Capponi, per cortesia, cerchiamo di fare in serie. Allora veramente ognuno fa la sua parte, ma piantiamola con queste robe qui. Sono stati fatti al momento per fare... Vabbè, facciamo parlare. Non ha detto questo, non ha detto che l'atteggiamento di chiusura da parte della maggioranza ha portato a questa roba qui. Per cortesia. No, perché non si può farsi prendere in giro.
mentre io intervenivo si distribuivano gli ordini del giorno, cioè almeno la cronologia delle cose. Ero qui e qui c'era il maestro che distribuiva gli ordini del giorno. Almeno non prendiamoci in giro, la parola, perché è disonesto, è proprio disonesto. Io intervenivo e il maestro distribuiva gli ordini del giorno. Quindi dire che sono in virtù del mio intervento è una stupidaggine che si può dire alle due di notte, perché alle due di notte o ci si trasforma in una zucca o si dice stupidaggine. Per fatto personale, consigliere Romaniello, prego. Il fatto personale, e mi rivolgo alla consigliera Landucci, quando con l'indice verso qui continua a dire voi difendete, voi qui, voi là. Poi adesso con estremo non è fatto personale, consigliere Romaniello. Atteggiamento assolutamente educato, non mi lascio neanche finire. Quindi sostanzialmente consigliere Romaniello, di fronte, per cortesia. Fronte. Sono costretto a togliere la parola. Per cortesia. Per ecco. Cortesia. Voi chi? Sempre con questo uso improprio di questi pronomi. Per cortesia. Mettiamo in votazione l'ordine del giorno numero 7. Inizia votazione. Fine votazione. Consiglieri presenti 19, contrari 11, astenuti nessuno, favorevoli 8. Il Consiglio non approva. Ottavo sì. Passiamo all'ordine del giorno numero 9. Che lo illustrerà il consigliere Cremonesi, prego. Sì, grazie Presidente. Visto che sono le due, sarò molto sintetico. Allora, il tema della viabilità, punto chiave anche della petizione del comitato di Cascina Gatti. Nei giorni scorsi c'è stata questa delibera 190, delibera di giunta, dove poi c'è stata la successiva ordinanza del sindaco, in merito a questa famosa ZTL, questa zona a traffico limitato, dove si fa riferimento al divieto di transito per i mezzi pesanti lungo la via Fratelli di Dio, eccetera, eccetera. Io voglio fare un passo indietro, anche riferito al fatto che in questo ordine del giorno viene menzionata la mia famosa interrogazione sulla viabilità del quartiere. Allora, io non ne faccio una contestazione al sindaco, attenzione, però qui c'è la firma del sindaco su questa interrogazione, dove ovviamente avete letto tutti, si parla di che è opportuno fin da ora limitare detto transito, e in più c'è anche una questione aggiuntiva, perché l'interrogazione prosegue: sarà data indicazione affinché siano predisposti interventi sulla segnaletica mirati a indirizzare il traffico di attraversamento su itinerari che non interessino via Fratelli di Dio. Allora, prima si menzionava il discorso di questi famosi 8 mesi. In questi 8 mesi, dal punto di partenza di questa interrogazione, cioè come sono stati gestiti, perché ci vuole anche una sorta di autocritica in queste cose, perché comunque il comitato di Cascina Gatti nell'arco di questi 8 mesi, con una certa frequenza ha scritto anche agli uffici competenti, e ogni volta anche con i vari scambi di mail c'erano risposte, una volta mancavano i cartelli, una volta bisognava temporeggiare, una volta, cioè faccio l'esempio, quando c'è stata la discussione della petizione si era fissato un limite di 3-4 settimane. Cosa posso aggiungere su questa delibera 190? Innanzitutto la criticità fondamentale è che si sta lavorando con dei dati del 2006. Il traffico in quell'area non era come quello di adesso nel 2006, e manca una visione di prospettiva, visto e considerato anche che con questi 500 appartamenti comunque ci saranno almeno dalle 200 alle 300 automobili, definiamolo così. Quello che manca secondo me di questa visione di prospettiva all'interno di questa ordinanza è
che non è chiaro il discorso dove passeranno i camion, perché ok che non c'è un piano urbano del traffico aggiornato, però non c'è un'idea di dove passeranno questi famosi camion, gli auto articolati oltre i 3,5 quintali, giusto? Scusate, mi confondo sempre quintali, tonnellate, non sono forte in queste cose. Ok, quello che è mancato secondo me nell'arco di questi 8 mesi è stata un'analisi dei flussi di traffico, anche appunto per capire dove passeranno i camion. L'ordine del giorno, visto anche considerato quelle che erano le richieste dopo questi incontri pubblici del settembre scorso, indicati in 5 punti, il primo: mantenimento del doppio senso di marcia del semaforo di via Marx Fratelli di Dio fino alla rotonda di Vittorio Partigiani; secondo, divieto di transito per i camion superiori ai 35 quintali sul medesimo tratto di strada; terzo, limite di 30 km all'ora sul medesimo tratto; quarto, strisce pedonali rialzate per rallentare il traffico su via Fratelli di Dio di Vittorio e precisamente il semaforo di via Marx, Livorno, Piazza della Chiesa, via Mulino Tuono e prima della rotonda di via di Vittorio Partigiani, dove mesi fa anch'io avevo fatto un'altra interrogazione e mi era stato scritto soprattutto che entrambi i passaggi pedonali sono dotati di segnaletica orizzontale e verticale in buono stato di manutenzione, con portale di sostegno per un segnale del tipo, e c'è tutta la normativa indicata. E io passando anche stamattina in macchina c'è la pianta davanti al cartello, quindi vi volevo chiedere un attimo di attenzione anche su queste piccole cose. E ovviamente cosa si chiede, un attimo che ho perso il... No, ce l'ho qua, Serenata. Scusatemi. Portare a compimento quanto riconosciuto davanti, si impegna sindaco e la giunta a portare a compimento quanto riconosciuto davanti e insieme ai cittadini, di cui questi 5 punti entrano oltre la metà di luglio 2013. Quindi si chiede di completare tutto questo percorso entro luglio 2013. Grazie. Grazie al consigliere Cremonesi. Chiesto la parola al gruppo Partito Democratico, il consigliere Tremolato. Sì, grazie Presidente. Allora, su questo ordine del giorno abbiamo un problema di natura politica, nel senso che su questi punti, che poi dal punto di vista tecnico sono fondamentalmente condivisibili, c'è stata una ampia partecipazione dei cittadini, diversi comitati, come precedentemente già ricordato da qualcuno, che hanno già trattato la materia in maniera approfondita e già definito i passi. Per noi fanno testo quegli incontri, cioè gli impegni presi in sede di tavoli con i cittadini hanno un valore che non ci sembra il caso di dover rimettere in discussione con un ordine del giorno presentato, quell'ordine del giorno presentato qui da voi. Nonostante appunto la maggior parte o la totalità dei provvedimenti descritti siano poi quelli. C'è tra l'altro poi un problema in realtà anche di natura pratica, perché il tutto viene richiesto che venga fatto tassativamente entro la metà di luglio 2013, quindi praticamente prima della partenza addirittura dei lavori, quando invece i provvedimenti saranno completati non prima di iniziare i lavori ma al termine dei lavori, quindi qualche provvedimento viene fatto subito e la maggior parte invece a intervento ultimato. Quindi per questo motivo soprattutto per il motivo che politicamente ci sembra scorretto parlare di partecipazione e discutere di alcuni temi ai tavoli con la collaborazione di tutti i cittadini che hanno voluto collaborare e dopodiché bypassare completamente e decidere in questo modo con un ordine del giorno presentato all'ultimo momento. Grazie. Grazie, sì. Ha chiesto la parola la consigliera Franciosi. Grazie Presidente, quindi vorrei forse capire meglio, cioè
il progetto, quantomeno i punti elencati nell'ordine del giorno, tecnicamente vanno bene, perché sono stati condivisi con i comitati, non solo col comitato della Bergamella. Però siccome sono appunto stati condivisi anche con gli altri comitati e non solo col comitato della Bergamella stasera, allora non possiamo ratificare un impegno tramite un ordine del giorno, perché politicamente non è corretto. Ho capito giusto? No, non lo so, vedi, no, se non vuoi rispondermi, cioè è una domanda abbastanza implicita, però se vuoi, cioè a me sembra semplice, poi vogliamo discutere sulla data, possiamo eliminare luglio 2013 e mettere data da destinarsi in base alle esigenze degli uffici. Però cioè, il discorso politico sui comitati che hanno comunque, come si dice, hanno approvato e discusso tutti insieme questo piano del traffico, non, sinceramente non l'ho... No, lui, se non ho capito male, lui ha detto tutti i comitati insieme hanno deciso per questo piano. Quindi non ci sembra corretto impegnare la Giunta con un ordine del giorno, visto che comunque la Giunta si è formalmente impegnata con tutti i comitati. Secondo me questo ordine del giorno, a maggior ragione, è una ratifica, è una conferma dell'impegno della Giunta. Se il problema è all'interno della data, possiamo discutere, eventualmente si può anche eliminare, però... cioè... Grazie. Risponde l'assessore Marini. Grazie. Prego, assessore. Scusate, sì, questo è per buona parte. Non so, ho visto l'ora 2.16 se il punto 4 è tutto interamente. Fa parte non dell'ultima delibera sul traffico, la zona traffico limitata, ma del progetto di sistemazione dell'area. Tra l'altro, scusate, ma su questa questione, anche su richiesta dello stesso comitato, sulla modifica del trasporto pubblico che stiamo studiando con ATM, questa roba salta. Perché, ad esempio, le strisce pedonali rialzate, gli amici del comitato lo sanno, perché gliel'ho chiesto più volte, ho detto attenzione, che se lì facciamo passare i due mezzi, sempre che ATM e Comune di Milano e soprattutto a questo punto il Ministero ce lo ammetta, noi dobbiamo rivedere quel progetto. Quindi questo è un progetto in buona parte già deliberato da una giunta e codificato, che sarà forse oggetto di modifica. Grazie assessore Marini. Tremolata, ma lei è già intervenuto come gruppo? Sono intervenuto, ma siccome mi hanno, se posso dare delle risposte, se no le do dopo. Hanno fatto l'esegesi del mio pensiero, vorrei dare la versione autentica. La risposta breve, dai. Grazie Presidente. Ci provo la risposta breve, perché il problema è che io non capisco se voi avete l'impressione di il peso degli atti, valutate il peso degli atti che fate in base a quello che è la loro essenza. Cioè, io posso anche dire la cosa più giusta del mondo, però se una cosa è già stata decisa, facciamo anche che quello che ha detto adesso la spiegazione tecnica dell'assessore Marini non fosse quella che è, ma questo qua rispondesse completamente a quello che era stato deciso. Voi venite qua e ci dite, allora sapete cosa c'è? Siccome noi nella minoranza abbiamo deciso di fare queste cose qua, voi ce lo votate, lo presentate a mezzanotte insieme ad altri 13 ordini del giorno e pretendete di mettere il vostro cappello politico sull'iniziativa che è stata portata avanti con fatica dall'amministrazione comunale per arrivare a questo livello e da fare immediatamente. Ok? Allora, in politica, sì, se abbiamo voglia di collaborare...
Lasciamolo terminare, per cortesia. Allora, mi state tenendo qua. Io domani mattina alle 6:30 mi devo alzare. Okay. A voi anche. Quindi siamo tutti qua. Esatto. Allora, mi avete... Per favore. Mi chiedete fondamentalmente di rimanere qua, poi esprimo il mio pensiero, penso di averne il diritto. Vi ringrazio. Allora, di solito cerco di dirlo. Allora, adesso ho perso il filo. Questo... È cortesia? Non è questo... No, 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 non è questo. Allora, cerco di spiegarmi. Non è che voi mettete il vostro cappello politico sull'attività che fa il comitato? Ok, questo che è sbagliato. E cioè, nella città c'è un percorso partecipativo che viene da lontano, del quale l'amministrazione comunale ha fatto una ragione, una linea guida delle proprie azioni, e questo invece viene presentato come se fosse una vittoria, un qualcosa che viene portato avanti da voi. Se la vostra volontà è effettivamente, come io penso, in buona fede, quella di collaborare a trovare delle soluzioni partecipate anche all'interno del Consiglio Comunale, il mio consiglio, ve l'ha già dato rivolta, però probabilmente il suo modo di fare, non lo so, viene visto come un pregiudizio in questo senso. Da noi, da parte nostra, c'è tutta la volontà di collaborare. Ma non è questo il modo, cioè presentandosi in maniera in questo modo viene percepito da questa parte come scontro. Se invece questi stessi argomenti fossero stati discussi in maniera più pacata, dandoci la possibilità di entrare nel merito anche della parte tecnica e delle date e tutto quello che voi avete messo qua, forse qualche risultato veniva portato a casa da voi e anche dal comitato, sul quale voi, cercando di mettere il cappello politico, avete fatto sicuramente un cattivo servizio. Consigliere Tremolate, conclude per favore. Grazie. Ha chiesto la parola il consigliere gruppo Sesto nel Cuore, consigliere Capone. Consigliere Cremonesi, lei è già intervenuto, è già consumato il suo tempo. Prego, consigliere Capone. Ma si è presentato, può intervenire? Sì, no, perché ho parlato io. Grazie, no, solo per fare chiarezza, se le proposte, i contenuti dell'ordine del giorno, così come mi è parso di capire, non vengono accettati soltanto perché non si vuole dare spazio o comunque visibilità o comunque si teme che si voglia mettere il cappello politico, come lei ha detto, il cappello su delle proposte politiche, mi perdoni, siamo ben lontani da come concepiamo la politica da una parte e dall'altra, perché noi non ci siamo mai sottratti alla responsabilità di dare un voto favorevole, anche se poi voi avete messo il cappello politico in maniera ampia, così come sulla cittadinanza onoraria, che a fine discussione fu detto che tanto è una questione meramente cosa che era stato detto, Angela? Non era operativa sostanzialmente, era un atto, come? Un atto simbolico, giusto? Scusate, anche io sono stanco, un atto simbolico. Quindi, se questo è il motivo, ne prendiamo veramente atto, però per voi è una grande sconfitta, perché non si rifiutano delle proposte perché si teme che l'altro possa metterci un cappello politico. Nessuno vuole mettere un cappello politico. L'abbiamo dimostrato e lo stiamo dimostrando. Quindi se la vostra motivazione, vi invito veramente a rivedere la posizione del voto e dare un voto favorevole, anche perché quello che viene chiesto proviene da gruppi politici che rappresentano un'ampia parte, una fetta dell'elettorato della città, e quindi, poiché spesso viene detto che il Consiglio Comunale è sovrano nelle scelte, nessuno mette in discussione ciò che è stato deciso e l'impegno che è stato preso. È un qualcosa in più che possiamo migliorare per quanto riguarda quel quartiere. Grazie al consigliere Caponi. Non ci sono più interventi. Mettiamo in votazione l'ordine del giorno numero 9. Prego, inizia votazione. Fine votazione. Consiglieri presenti 18, contrari 10, astenuti nessuno,
favorevoli 8. Il Consiglio non approva. Ordine del giorno numero 10, lo illustrerà il consigliere Cremonesi. Prego. Sì, grazie ancora Presidente. Sempre con la premessa che io ho sempre in mano un documento firmato dal Sindaco del 23 ottobre 2013, dove si cita fin da ora e a distanza 8 mesi ancora non c'è nulla. È venuto fuori questo ordine del giorno. Quindi, considerate le criticità in termini di viabilità all'interno del quartiere 5, considerate anche la delibera di giunta 190, le numerose assemblee pubbliche, e visto e considerato che bisogna ancora capire dove passeranno i camion, impegna il sindaco e la giunta a estendere il divieto di transito ai mezzi pesanti oltre 3,5 tonnellate, salvo ovviamente limitazioni, anche nelle seguenti vie. Semplicemente per il problema del traffico va affrontato, non serve semplicemente spostarlo, quindi se i camion non vanno in via Fratelli di Dio passeranno da un'altra parte e non possono passare in un'area già congestionata. Quindi abbiamo indicato via Marzabotto per tutto il suo sviluppo, via Catania per tutto il suo sviluppo, via Pisa dall'intersezione con via Sacco Vanzetti e via Catania fino all'incrocio con via Grandi. E si chiede inoltre un percorso guidato per i mezzi pesanti che interessi solo ed esclusivamente le vie, via per Crescenzago, via Le Rimembranze, via di Vittorio, via dei Partigiani, via Generale Cantore e via Grandi. Per quanto riguarda via Crescenzago e via Le Rimembranze, ovviamente nell'ordinanza questa proposta già c'è, perché se si vedono le indicazioni dei segnali c'è già questo percorso guidato. A me spiace che le mappe siano venute troppo grosse, che non fanno ben percepire la situazione. Nata dalla risposta dell'assessore Marini, quando a seguito di questa interrogazione diceva con tutta sincerità i camion vanno verso Marelli, vanno verso Viale Italia, quindi cercare appunto questo percorso guidato. Addirittura abbiamo indicato, si richiede che vengano installati dei cartelli con le indicazioni per i mezzi pesanti dei percorsi guidati da seguire, nel senso che sia in uscita sia in ingresso dalla città il camionista sa dove deve andare e non va a intasarsi in altre vie. La proposta prevede la modifica probabilmente di 4 o 5 cartelli di quelli che sono indicati nell'ordinanza e l'installazione di altrettanti cartelli. Tutto qui. Non è una proposta onerosissima, comunque stiamo parlando di una decina di cartelli in totale. Grazie. Grazie consigliere Cremonesi. Gruppo Partito Democratico, il consigliere Romanelli, prego. Sì, non è una proposta trascendentale, ma facciamo il lavoro come deve essere fatto, parliamone in commissione, insomma ci sono le commissioni dove ci riuniamo, diamo un senso anche a queste attività di carattere istituzionale, ci confrontiamo, insomma partiamo da questa bozza e capiamo anche poi, grazie all'ausilio dell'assessore Marini, quale potrebbe essere la soluzione migliore. Penso stare qui alle 2.28 a votare sì questa cosa qua, francamente mi sembra anche impoverire poi quei momenti assolutamente partecipati, perché poi nelle commissioni si lavora anche abbastanza bene, quindi utilizziamo questi momenti istituzionali in maniera corretta e quindi da questo punto di vista c'è la disponibilità di tutti a collaborare, a trovare una soluzione, perché non penso che ci sia gente poi contraria al fatto che si distribuiscono meglio la percorrenza dei mezzi pesanti, insomma non siamo degli amanti dei mezzi pesanti, almeno da quello che mi pare, quindi sicuramente la trattiamo in commissione. Grazie. Se non c'è nessun gruppo mettiamo in votazione. Ha chiesto la parola il sesto nel cuore, consigliere Caputo, sì. Prego. Presidente, no, su questo mi corre l'obbligo di fare una precisazione, perché noi in commissione abbiamo chiesto di proseguire con i lavori, quindi abbiamo chiesto,
la collega Tita Ferrante l'aveva chiesto. In ogni caso, se questo è il criterio di valutazione per non votare questo ordine del giorno, allora sia ben chiaro che qualsiasi ordine del giorno può essere riportato in commissione. Vale oggi, vale per il futuro. Non deve essere soltanto una questione ad hoc. Ripeto, la proposta, a mio parere, merita il totale accoglimento. Dire che va discussa in commissione, anche qua credo che sia una difesa veramente debole, anche perché, ribadisco, la mia collega della lista civica ha chiesto in maniera esplicita a fine commissione di poter proseguire i lavori. L'ha chiesto alla fine commissione, ha chiesto il Presidente, un attimo che risponde il Sindaco. È stato chiesto di proseguire perché io l'avevo ribadito, in quanto ritenevamo che gli argomenti... Per cortesia, consigliere Caponi, ha finito? Andiamo. Ci sono i verbali, c'è l'audio, andiamo a sentire. Per cortesia. In ogni caso è... Consigliere Romaniello, per cortesia. Vada avanti, consigliere Caponi. Prego. Per cortesia. Guardi, ascolti. Per cortesia. Probabilmente posso... Ma non cadiamo, guardi. Mi scusi, forse daremo anche tristezza, ma io perlomeno so di votare e ragionare con la mia testa, non per ordine di partito. E risponde il Sindaco. Che dichiarazione! Allora, credo che dopo un anno di consigliatura corra l'obbligo a tutti i consiglieri di sapere quel che fanno e quando fanno. Perché all'inizio si può anche, come dire, io per prima, figuriamoci, ho sbagliato quando ero consigliere comunale. Dopo un anno, però, forse anche per serietà nei confronti di chi ci ha votato, le cose e gli strumenti che abbiamo sono quelli della democrazia, del funzionamento di quest'Aula, del funzionamento delle commissioni, vanno usati bene e vanno usati per quello che sono. Per cui io non so se è stato chiesto all'assessore, non lo so perché non c'ero, se è stato chiesto all'assessore di fare durante la commissione speciale, chiedere all'assessore di fare un approfondimento sulla viabilità, vuol dire fare due errori che poi portano questa sera a non affrontare la questione. Primo, quella era la commissione speciale dove si parlano di questioni inerenti a delle pratiche trattate durante nel verbale delle. Quindi non è quello il luogo della discussione. Primo errore, scusate. Secondo errore, non si chiede all'assessore, si chiede al Presidente della Commissione non speciale, ma al Presidente della Commissione competente. Ripeto, dopo un anno che si fa consigliere comunale, siccome lo facciamo tutti con grande passione, se no non saremmo qui veramente a questo... Cortesia. Detto questo, ripeto, è giusto, fa benissimo, ha ragione consigliere Tita Ferrante, ha perfettamente ragione. Secondo me è opportuno, perché ci sia chiarezza e tracciabilità di quello che si dice, che le commissioni vengano richieste in via formale. Grazie al Sindaco. Ha chiesto la parola la consigliera Landucci, facciamo rispondere prima l'assessore? Come vuole lei? Prego, consigliere Landucci, prego. No, alla fine delle lezioni, e che noi per cui noi stiamo prendendo appunti perché giustamente dobbiamo imparare, no? E devo dire che abbiamo maestri veramente di grande levatura che ci rendono orgogliosi di ascoltare le loro lezioni, perché naturalmente dai banchi si levano voci di profonda saggezza che dobbiamo ascoltare, ne abbiamo appena sentita una. E questo veramente riempie il cuore di gioia, perché imparare è davvero un atto importante che bisogna continuare a fare. Noi stasera abbiamo molte lezioni, e quindi dobbiamo ringraziare per questa gentilezza e naturalmente non dire quello che è normale, cioè che l'ordine del giorno è esattamente una cosa diversa.
L'ordine del giorno non è di andare a discutere in commissione, si vanno a discutere le delibere, normalmente. Allora, quell'ordine del giorno è quello che spinge la Giunta a fare una delibera che discuteremo in commissione. Questo vuol dire quest'ordine del giorno, di impegnare la Giunta a preparare una delibera di modifica che poi può portare, come succede sempre, a discutere in commissione. Perché, Romaniello, adesso la parola ce l'ho io, lei ha già insegnato abbastanza, che non è proprio il suo mestiere. Qua glielo dico francamente. Vorrei capire come fare. Allora, quindi, è chiaro che noi questa sera abbiamo cercato di dare una mano al Comitato Bergamella e naturalmente abbiamo sbagliato, perché probabilmente li abbiamo danneggiati, perché loro non hanno, invece di andare col cappello in mano dalla maggioranza e in particolare forse dal consigliere Romaniello, che è il dominus et deus di Cascinagatti da quella parte lì, e quindi giustamente deve essere, come dire, onorato di questa, per questa sua posizione, sono venuti da noi e hanno sbagliato. Perché qualunque cosa venga detta da questa parte, automaticamente è sbagliata. Perché se non presentavamo gli ordini del giorno, ci avreste detto che non li avevamo presentati. Siccome li abbiamo presentati, non andavano bene. Perché se noi avessimo solo discusso, ci avreste detto alla fine, discusso e alla fine cosa avete concluso? Niente. Allora noi abbiamo presentato l'unica cosa che potevamo fare per concretizzare la discussione, cioè gli ordini del giorno, ma non andavano bene quelli. È chiaro, non è come quelli, quando tu vuoi trovare, come la favola del lupo e dell'agnello, no? Che tu alla fine sei sotto, però sei tu che inquini l'acqua. E questa è una, come dire, una lezione che bisogna sempre imparare, che a sesto vanno bene le cose che hanno il cappello, come ha detto giustamente Tremolà, il cappello della maggioranza. Perché altrimenti sono sbagliate, perché solo voi avete il copyright del bene comune. Quando ce lo passate, noi possiamo partecipare umilmente quando seguiamo voi, accettando i vostri ordini del giorno. Allora siamo bravi, ma altrimenti siamo molto cattivi. Questa è la verità e questa è la cosa che viene fuori, comprese le lezioni che però, francamente, evitate di farci. Perché ora voi potete non votarli, ma che ci diciate anche come avremmo dovuto comportarci, come bisogna fare, per favore. E l'ora è tarda e l'irritazione cresce molto rapidamente. È possibile rimanere proprio nell'oggetto dell'ordine del giorno? Allora darei la parola ancora al consigliere Cremonesi come gruppo. Prego. Sì, grazie Presidente. No, io torno un attimo all'oggetto. Ovviamente questo percorso guidato per un lato è già fatto praticamente. Per l'altro lato ovviamente si chiede semplicemente di evitare il transito ai mezzi pesanti per tre vie che comunque sono state condizionate da lavori di Marzabotto, c'è stata la ciclabile, diminuzione di parcheggi, cioè, ci sono stati degli interventi urbanistici, quindi io accetto anche un discorso di commissione, non è quello, però stiamo ragionando a livelli molto minimi, perché le strade sono due, cioè non è che o vanno da un lato o vanno dall'altro il camion, non è che non abbiamo grosse alternative, non abbiamo grosse possibilità di variazione, e anche visto e considerato via Catania, via Pisa c'è un problema in uscita dei camion, cioè quindi siamo proprio sul filo di lana. Io niente, la concludo semplicemente così. Era anche una bella proposta, perché comunque veniva non un'installazione, tra installazione e modifica di cartelli veniva a costare veramente poco, e finalmente si metteva, cioè si iniziava a discutere del problema del traffico in quartiere, che comunque porta anche inquinamento. Quindi vabbè, niente, grazie mille. Grazie. Ma consigliere Tremolari, il suo gruppo. No, per fatto personale dopo la votazione, grazie. Non ci sono più interventi, mettiamo in votazione. No, Presidente, signor... sì. Prego. Scusate,
Va benissimo, però io francamente non sono in grado adesso di verificare questa ipotesi, che sì, non è poi così minimale, perché ad esempio se io le chiedo se in via Marzabotto, via Catania, via Pisa, via Sacco e Vanzetti, via Catania, via Grandi, sto cercando, me lo chiedo, c'è qualche origine e destinazione di camion. Quindi, francamente, alle 2.40 io non sono in grado di dire questa cosa. Mi sembra una ipotesi da ragionare e da approfondire. Chiedo semplicemente che questa cosa qua possa essere verificata un po' più attentamente, peraltro con gli uffici. Grazie all'assessore Marini. Quindi andiamo in votazione con l'ordine del giorno numero 10. Fine votazione. Consiglieri presenti 18, contrari 9, astenuti nessuno, favorevoli 8. Mi sa che io non sono riuscito a votare, quindi aggiungo a verbale contrario, quindi sono 10 contrari, astenuti nessuno e 8, è l'orario, grazie. Il Consiglio non approva. Volevo lasciare l'ordine del giorno di prima, prego. Il fatto personale su quello che è stato detto prima. Prego. La consigliera Landucci si è riferita a me dicendo che, facendo il mio nome, dicendo che, come ho detto io, le cose che diciamo noi da questa parte sono giuste, le cose che dite voi da quella parte sono sbagliate indipendentemente dal contenuto. Non è il mio pensiero, provo a magari a ridirlo meglio, la dimostrazione di quello che volevo dire è proprio in questo ordine, l'ultimo ordine del giorno che è stato bocciato, cioè ci manca fisicamente la possibilità di approfondire e non possiamo approvare a invece costruire un percorso o partecipativo con i cittadini o all'interno della commissione porta dei risultati. Grazie, andiamo con l'ultimo numero 12 ordine del giorno che verrà illustrato dalla consigliera Tita Ferrante. Prego. Grazie. Dunque, quest'ultimo sappiamo già che fine farà, comunque lo leggo per rispetto dei cittadini presenti. Riguarda le altezze dei palazzi che si andranno a costruire e fa riferimento a quello che era stato approvato nel 2007, il PI che prendeva in considerazione l'accoglimento delle osservazioni espresse dalla Commissione ambientale e viabilità territorio urbanistica della circoscrizione 5 Cascina-Gatti-Parpaglione ed era anche in linea con la richiesta della Regione Lombardia di ulteriore affinamento delle interazioni fra progetto e contesto edificato. Ecco, dire che questo innalzamento del palazzo non abbia procurato un danno di impatto ambientale, secondo me è davvero quasi ridicolo. Tant'è vero che non si vuole assoggettare questa variante alla via. Se davvero foste così sicuri che questo non procura un danno, perché non avete approvato l'ordine del giorno precedente che riguardava proprio l'assoggettamento della variante alla procedura di via, di valutazione impatto ambientale? Quindi negare l'uno vuol dire anche negare l'altro e questo ne prendiamo atto. Quello che noi chiediamo è proprio questo, di assoggettare la variante che è stata apportata successivamente, quella del marzo 2011, ad una corretta procedura di via e di impegnare il sindaco e la giunta ad una nuova procedura di variante, fermo restando l'invarianza della quantità edificatoria sentita per rimodulare le altezze dei palazzi. Questa è la nostra richiesta. Cos'altro dire? Grazie alla consigliera Tita Ferrante. Se non ci sono dichiarazioni, gruppo Partito Democratico, consigliere Rivolta, prego. Ma io continuo a pensare, a credere che
nelle discussioni che noi facciamo, questa cosa di voler avere la verità o non avere la verità, ognuno di noi sostiene delle posizioni che rispondono a un modo diverso di vedere la città, che rispondono a tante ragioni diverse. Per cui questa cosa per cui qualcuno ha la verità, qualcuno non ha la verità, qualcuno pensa in un modo, qualcuno pensa in un altro. Qualcuno crede che si debbano fare delle cose, qualcuno ha seguito il percorso del PI Bergamella sin dall'inizio, ne ha visto l'evoluzione e crede che non ci sia, come dire, un danno tale da interrompere il percorso. L'unica cosa è che siccome ognuno di noi ha una sua, è partigiano, nel senso che è partigiano di una parte, perché è così, perché la politica è questa roba qui, non è neutra la politica, fanno delle scelte e si sta da una parte o dall'altra. La cosa che non si può venire a dire è ma noi abbiamo cercato di costruire un percorso condiviso, non è vero. Questo ordine del giorno, insieme a una serie di altri ordini del giorno, predefiniva, come dire, una necessità di scontro con la maggioranza. E questo è legittimo, è assolutamente legittimo. Voi siete opposizione, fate quella cosa lì e cercate di trovare le cose che non funzionano. Però, almeno con onestà, ci diciamo che voi fate una parte, in questo caso, noi ne facciamo un'altra. E sono legittime, e non, però non ci raccontiamo delle favole alle 2.46 della mattina in cui diciamo che c'è un muro contro muro. Perché siete arrivati con un pacchetto di ordini del giorno precisi che definiscono un percorso, che sono frutto di un lavoro, che sono certosini, che sono andati a spezzettare alcune cose, cioè che tutto hanno salvo che l'idea di costruire un percorso e un territorio comune di condivisione. Avete chiesto una convocazione di un consiglio comunale, non mi risulta che abbiate chiesto ai capigruppo di maggioranza di condividere questa cosa, correttissimo, io non faccio mica l'offeso, fossi in opposizione farei la stessa cosa, cioè non questa... Quando ero capogruppo ho chiesto, una volta abbiamo forse fatto un consiglio comunale condividendolo sulle questioni della città, del lavoro, non mi ricordo su che cos'era, c'era una certa cosa. Però questo ordine del giorno e altri ordini del giorno stabiliscono e certificano posizioni diverse rispetto a questa cosa. E non è che si può fargli offesi perché non c'è il terreno di confronto. O dire che io sono il responsabile che sono venuto qui a chiudere, a parte che regalerò una mia foto al consigliere Caponi, così può fare il rito voodoo, ogni tanto pungermi, perché adesso, a me sembra stasera di aver fatto un intervento, come dire, che apriva una serie di cose. Forse chiudeva sul PI Bergamella, ma apriva un confronto concreto sui temi della città. Abbiamo parlato del PI Bergamella perché voi avete chiesto di convocare, di discutere del PI Bergamella. Certo, ovvio, l'avete chiesto voi e voi discutete e ponete queste questioni. Io pongo delle altre questioni. Qual è la questione? Qual è il problema? Non lo so, vado avanti, non ho capito. Caponi, su via, è l'ordine del giorno finale di un consiglio che è durato 7 ore. Sto facendo delle considerazioni rispetto alla serata. È politica, ti piaccia o no, è politica. Io ho imparato a farla così. La consigliera Landucci molto spesso lo fa e a volte dice anche delle cose sagge, guardi cosa dico, sulla politica, punto. Però mi lasci finire. Qui si chiede una variante a un PI già cominciato, che significa incorrere in una serie di vicende giuridiche infinite, cioè per l'autotutela, per la sospensione, abbiamo già fatto un consiglio comunale in cui è chiaro a tutti che vorrebbe dire un danno economico enorme per il comune. Perché la roba del collettore, così ci ritorno, il consigliere della Miranda ha parlato di danno economico, non di danno per il quartiere. Perché poi ognuno gioca con le parole come se fossero le tre carte, però poi se si parla di danno economico si parla di danno economico, se si parla di danno per il quartiere e per le altre cose
si fa un'analisi di quella roba lì. E io credo che non ci sia tutto questo danno. Vado a chiudere. Le altezze, lo ridico, però, siccome siete tutte persone intelligenti, quando il quartiere 5 chiese uno spostamento delle altezze, chiese uno spostamento, non chiese una cancellazione di volumetrie, quindi quelle altezze si muovevano da una parte all'altra, perché altrimenti significa andare in variante in termini volumetrici, che non è quello che voi state dicendo, perché questo P, come ha spiegato l'assessore, troppo in troppo poco, se anche andiamo in variante ma non modifichiamo le volumetrie, guardate che non cambia molto, a parte il fatto che non si può fare, perché quello è il sedile. Grazie, e quello sono le volumetrie. Deve punto. Chiudere, grazie. Consigliere, ha chiesto la parola la consigliera Titta Ferrante come gruppo. Prego. Grazie Presidente. Io volevo dire due cose. Questo modo di fare politica rivolta ai cittadini non piace. Io vorrei dirlo dopo 7 ore di consiglio. La gente ha voglia di essere ascoltata, di essere accolta. Dire che queste varianti procurerebbero chissà quanti danni economici. Allora, da quanti mesi è? Si sono costituiti che stanno portando avanti queste tesi. Quando si sono costituiti? Nel 2011, ma per costituirsi comitato è perché già all'epoca avevano espresso delle richieste. E queste richieste sono state disattese fino a questa sera, tutte, una dopo l'altra. Se questo è il nostro modo di far politica, le prossime elezioni avremo ancora altro astensionismo, e se questo non vogliamo riuscire a capirlo, andiamo avanti così, pensando sempre che quello che diciamo noi va male, quello che dite voi invece va bene, e andiamo avanti così. Grazie. Se c'è un altro gruppo, altrimenti andiamo in votazione. L'ultimo ordine del giorno numero 12. Inizio votazione. Fine votazione. Consiglieri presenti 18, contrari 10, astenuti nessuno, favorevoli 8. Il Consiglio non approva. Quindi la proposta di iniziativa popolare verrà inserita nel prossimo consiglio utile, escluse naturalmente i consigli del bilancio. Grazie, buonanotte, ci vediamo lunedì.